Buonasera, vi ricordate quando abbiamo combattuto quella durissima battaglia contro la direttiva Bolkestein? Vi ricordate le tantissime volte che siamo stati a Roma a manifestare, ad incontrare ministri, parlamentari, esponenti del governo nelle piazze più belle della città di Roma, Piazza della Repubblica, Piazza di Monte Citorio. Tra le tante preoccupazioni che esprimevamo allora, spesso con qualcuno che evidentemente facente parte di quel sistema ci ridicolizzava, ci banalizzava quando noi abbiamo asserito e dimostrato, e oggi ve ne darò ulteriore dimostrazione, che sulle aree pubbliche c'era la mano della grande distribuzione organizzata, degli ipermercati, delle grandi società di capitali. Ci dicevano che non era vero, ci dicevano che era il frutto delle nostre fantasie, che addirittura noi strumentalizzavamo quella battaglia. Invece è stata una grande battaglia storica. E chi l'ha vissuta in prima persona ne è la testimonianza vivente di quanto quelle preoccupazioni fossero fondate. Oggi, in questo sistema evidentemente che sta sfuggendo di mano, laddove tutte le peculiarità delle piccole imprese, delle microimprese, della nostra storia e della nostra tradizione sono evidentemente sotto attacco, di fronte ad un'Europa matrigna che continua a penalizzare le eccellenze del nostro territorio, vi mostro ora come la grande distribuzione ha posto in essere quel suo progetto di intervenire direttamente sulle aree pubbliche, nei mercati. Questo spot è la dimostrazione plastica di quello che era il mio timore, i nostri timori. Ed oggi questa è la dimostrazione di quanto coloro, i polisindacati, per esempio, che hanno fatto finta di difendere quelle piccole e medie imprese, sapevano evidentemente già tutto. E poiché noi dicevamo e abbiamo continuato a dire la verità, noi eravamo quelli da banalizzare, da ridicolizzare. Purtroppo avrei preferito essere banale e ridicolo e non aver ragione, ma anche questa volta è andata diversamente. Prego signori, venite a provare i nostri prodotti. Buongiorno signori, prego. Questa è carne che si scioglie al palato, signori, qua abbiamo pure la carne di pollo, signori. Prego donne, accomodatevi stamattina. Qualità e freschezza. Aspetta che profumo. Vedete la nostra mortadella come bella. Qualità e freschezza che non manca mai. Buongiorno. Un po' di mele, grazie. Avevo bisogno di un po' di mortadella. Questa con i pistacchi è una mortadella artigianale. Questa è Uva Italia, direttamente dalla Puglia. È un prodotto che proviene da una filiera controllata. I nostri vitelli nascono liberi nelle campagne umbre e li alimentiamo con i prodotti delle nostre aziende agricole. Gli orati e i branzini crescono in questo ambiente naturale del Golfo di Follonica. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Carrefour. Carrefour. Come mai Carrefour? Perché siamo Carrefour? E quegli hamburger li produco io. Ah. È il vero pollo ruspante e ve lo garantiamo noi che l'alleviamo. Solo qui lo trovi, da me. È uno spettacolo per voi. Ma è Carrefour? Esatto, ci venga a trovare nei supermercati.